È sempre la moglie. È sempre la moglie? Che succede? Questo piccolo giovanotto, tu chi sei invece? Io sono Jonathan. E ti diverti fare questo lavoro, andare in giro con tutta la famiglia? Mi piace perché andando in giro conosco un po' le robe, il mondo. Conosci il mondo e puoi conoscere le lingue. E cantare ti piace? Sì, cantare sì. Ballare? Pure. La cioccolata? No. Bene. Allora, invece questa bella signora? Io sono Ghiomare e sarei quella che cura i suoni. Ecco, infatti mi hanno detto che è un tecnico del suono. Pensate, questa signora si mette in uno studio e lavora con tutti questi marchingegni vari, elettronici, per creare le sonorità dei pezzi che crea lui invece, no? Ecco. Invece la signora? Io sono Clara, la mamma di Jonathan. E canto. Cantate e fate tutte queste sigle, queste musiche, ma cos'è l'idea, cos'è la voglia che scatta in voi per mandare questo genere di musica alla gente? Dunque, veramente lo dovrebbe dire l'autore. Lo chiediamo a lui? E così se l'è cavata. No, la cosa principale che vogliamo fare con le nostre canzoni è fare felici i bambini. E non con le solite canzoni un po' troppo smielate, ma anche canzoni che dicano qualcosa, sia dalla parte del testo anche dalla parte musicale. Sono, diciamo, un po' dei messaggi? Non vorrei essere così complicato, non credo che sono dei messaggi, sono delle piccole parabole per i bambini, belle storielle. Perfetto, allora facciamo un bel applauso ai Cavalieri del Re. Ecco, poi durante questa vostra esibizione so che vorreste così sentire anche le voci del pubblico del Palalido, no? Pensiamo che tutti ormai conoscono bene la canzone che presentiamo quest'oggi e avremo piacere cantarla tutti insieme. Perfetto, direi che la cosa migliore, io vi lascio al nostro pubblico, scusate il filo del microfono, e Cavalieri del Re con Lady Oscar. Lady Oscar si proprio nascosta nella